Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Giovedì 18 agosto 2022, Santa Elena. Dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Ogni qualvolta ci dirigiamo nel centro storico, immancabilmente incrociamo un volto noto della nostra ostunesità, perché siamo obbligati a passare dinanzi alla sua esclusiva boutique di 90 centimetri quadrati. All'interno fanno bella mostra oggetti antichi e pezzi da collezione come tossatrici, pettini e utensili per il ferracavallo che raccontano Ostuni d'altri tempi. Il popolare personaggio è Nicola Cestelli, razza di Sana Malat, noto per l'attività di barbiere senza tempo e testimone da tre generazioni di una famiglia di ferracavallo. Sentiamo cosa ha da dirci anche quest'anno sull'estate ostunese. Sono Nicola Cestelli, ogni anno ci vediamo sempre in buona salute, questo è importante. Però quest'anno rispetto all'anno scorso stiamo avendo più turismo, però c'è qualcosa di meno a livello di Arjan, però a me non mi interessa niente. Io solo che devo fare una proposta, questo centro storico che noi abbiamo ce lo invidia quasi tutta l'Europa, però dovrebbe funzionare meglio, nel senso che l'inverno qua è carente e con l'aiuto del sociale e anche del comune lo potevamo prolungare fino all'inverno. Se no facciamo marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, poi qua c'è un cimitero e questo non deve succedere. E io mi sono poi quando il calcio ha perso Maradona, no? Quando il centro storico perderà me, quel signore di fronte là, il centro storico sarà un vero e proprio blackout. Quindi speriamo che sto sempre bene, perché qua prima, 50 anni fa, era pieno di artigiani, adesso non è rimasto più uno, sono tutti negozi, chi se lo ricorda e chi non se lo ricorda. Il turista viene che vede i negozi, ma non si ricorda la tradizione che avevamo noi tantissimi anni fa. Quest'anno stanno più turismo, più turisti che sto vedendo, però stanno spendendo di meno, questo è un segnale preoccupante, non lo so se è a causa del Covid, se è questione di Arjan, non lo so, questo non lo so, l'ho notato però, va bene. Abbiamo fatto una bella sindrome, speriamo che l'anno prossimo le cose andranno meglio, quest'anno stanno andando meglio, però lo potevamo fare diversamente. Io devo entrare nella storia come è entrato Giulio Cesare, speriamo che una macchina. Alia Ostuni International Folk Festival presenta Il folklore scende in piazza. Questa sera alle 21 in Piazza della Libertà. Incontro di cultura popolare mondiale tra le migliori scuole di folklore internazionale. Evento giunto alla decima edizione grazie alla grande forza e determinazione di Antonio Greco, direttore artistico di Alia e presidente del gruppo folk Città di Ostuni e dei suoi figli. Quattro nazioni, Italia, Messico, Cile e Serbia, si fonderanno insieme dando vita a un intreccio culturale tutto da scoprire. Questa sera alle 20.30, secondo appuntamento, restate al Parco. Il Teatro del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano ospita lo spettacolo Barock del gruppo Alter Eco String Quartet. La rassegna Restate al Parco proseguirà domani con il musical Romeo e Giulietta e il 20 agosto con l'esibizione del pianoforte al pianoforte del maestro Stefano Miceli. Questa sera alle 18 presso il Parco Archeologico di Santa Maria d'Agnano, Agnano ai tempi del Paleolitico, nell'ambito della rassegna Viaggio, incontro, esperienze ed eventi. Oggi e domani alle 21 presso il Teatro in Pineta in Contrada Camastra, La verità non è stata mai di moda. Sono gli ingredienti di questa frizzante commedia di Dino Cassone che affronta le affascinanti dinamiche femminili rese più complicate dal vincolo familiare. Presso l'Hotel Sant'Eligio in via Pinto si è tenuto il recital musicale di Salvatore De Pasquale in arte Depsa, L'emozionauta, viaggio tra successi e sogni.
evento a cura del Rotary Club Ostuni Valle d'Itria Rosa Marina. L'intervista all'autore di Nando Sallustio. Questa sera nell'incantevole scenario del Relais Sant'Eligio presentiamo l'Emozionauta, un viaggio attraverso le emozioni di Salvatore De Pasquale, detto Deps, che figura anche in questo almanacco del Festival di Sanremo con i suoi 22 festival a cui ha partecipato come autore e un festival vinto Non lo faccio più di Peppino Di Capri. Questa sera tu presenti il viaggio nelle emozioni e parlerai anche della tua emozione di stare a Ostuni. Che è diventata in un certo modo la tua seconda patria. Sì, fra un po' diventa la prima, perché ho tutta l'intenzione di rimanerci il più possibile. E la vita è fatta d'emozione. Io racconto un po' scrivendo, un po' disegnando, un po' cantando, un po' le emozioni, sia quelle che provo io, sia cerco di tradurre quelle che provano gli altri. E, insomma, credo sia un bel viaggio. Speriamo bene. Presentiamo questa sera la tua carriera con Rotary. Io per la prima volta ho visto il tuo nome in un lontano Festival di Sanremo del 1980, la canzone Ti voglio bene, che arrivò al secondo posto. Che cosa provi quando qualcuno dice che magari si è fidanzato, si è sposato, ha avuto un momento felice della sua vita ascoltando una delle canzoni innumerevoli che tu hai scritto? Beh, da una parte sono contento, dall'altra parte mi sento pure un po' responsabile, perché dipende poi come è andata a finire poi la storia. Non vorrei aver fatto dei danni, spero tanto di no, ma comunque la verità è che comunque le canzoni sono la nostra colonna sonora, quindi anche se succede una cosa di brutto, pazienza, la vita è questa. Poi alla fine è tutta una bella... proviamo a cantare, perché cantare fa bene. Fa bene quando, io dico, uno canta quando è triste e quando canta quando è felice. L'importante è cantare. Cantate, il mio augurio per gli ostunesi, non solo, per tutti quanti, è quello di cantare il più possibile. Grazie. Il bollettino di ieri registra 2.456 contagi in Puglia e 8 decessi, 228 casi Covid nella nostra provincia. Si è spenta all'età di 92 anni Sisina Salicati, vedova Guglielmi. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 16.30 nella chiesa dei Santi Medici. Sentite condoglianze ai familiari. La farmacia Santoro effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. A Villanova Marina di Ostuni è aperta tutti i giorni festivi, compresi la succursale estiva della medesima farmacia, dalle 8.30 alle 13 e dalle 17 alle 20.30. Meteo in arrivo, caldo intenso con massime fino a 42 gradi, venti deboli dai quadranti sud-occidentali, mare calmo. Citazione odierna, gli influencer non esisterebbero senza i deficienters. Grazie per aver preferito la nostra informazione.